Oltre 40 anni di attività è un punto di riferimento imprescindibile sul territorio provinciale di Pescara e non solo per quel che riguarda il recupero e la riabilitazione da dipendenze patologiche. Quanti ragazzi letteralmente strappati alla morte al centro di solidarietà CEIS di Pescara e quanti giovani ancora oggi si affidano alle sapienti e amorevoli cure degli educatori del CEIS ispirati dal modello Progetto Uomo di Don Mario Picchi. Ieri, in occasione della seconda giornata regionale contro le dipendenze patologiche, porte aperte nella sede principale di Via Vittoria Colonna a Pescara, nel centro semi-residenziale rivolto a ragazzi dai 14 ai 25 anni, per illustrare le attività che quotidianamente psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti ed educatori svolgono a sostegno di tutti coloro che soffrono di una particolare dipendenza. Mi piacerebbe che ogni cittadino pescarese venisse a vedere questa realtà, perché in questa realtà c'è un viaggio nelle difficoltà delle persone, ma anche nella speranza per un mondo migliore. Il CEIS svolge un ruolo fondamentale nella nostra città e non soltanto per la nostra città. Anna Durante è preziosissima, è veramente un regalo di Dio per quello che fa, per tanti giovani che vengono recuperati attraverso questa struttura. E quindi noi dobbiamo esserci, ci siamo presenti per aiutarla in ogni situazione. Ho visto questa mattina dei giovani sorridenti, pieni di speranze, di gratitudine nei confronti di Anna Durante e del suo staff, della dottoressa Carmencini, di tutti i collaboratori, perché si torna qui a rivedere la luce e questo è veramente importante. E noi vogliamo rispondere a questo evento, a questa giornata, con dei fatti concreti, che di fronte al malessere, alla sofferenza, alla distruzione che molto spesso porta l'uso di sostanze, c'è una grossa possibilità, cioè fare un incontro con persone che stanno ritrovando veramente la voglia di vivere, ma con gioia anche.